Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, nuovo episodio della nostra partita con Venezia in Europa Universalis 4. Come vi ho detto alla fine dello scorso episodio sono andato avanti un po' da solo, circa un qualche mese, insomma un annetto, su per giù, e abbiamo fatto un po' di claim, mi sono fermato in realtà perché è morto il Doge, quindi mi sembrava un evento degno di nota da raccontarvi. Ovviamente vi racconterò anche tutto quello che ho fatto in questo annetto, ma c'era diciamo effettivamente gestione interna, niente di che, quindi ho voluto non tediarvi con qualcosa di non troppo eccitante. Ecco, allora, come sempre vi ricordo di lasciare un bel like per sostenere sia la serie che il canale, di abbonarvi se volete vedere la fine della serie in anteprima, perché, oddio, in realtà non sono tanto sicuro di questa frase, perché potrebbe essere che arrivo ancora vicino a quando dobbiamo registrare, cioè devo registrare la fine della serie, magari mi fermo prima di, insomma. Comunque, se volete abbonatevi e c'è anche la possibilità di iscrivervi. Allora, qua sono usciti fuori questi tre pistolini, non è che siano granché, onestamente. Proviamo a vedere di essere fortunati. Ecco, è andata abbastanza male perché è un 6-1-4 terribile, considerando il fatto che noi ora stiamo annettendo la Provenza. Questo ci va un bel po' a segare le gambe. Allora, cosa ho fatto tra un episodio e l'altro? Innanzitutto, ho costruito questo ovunque, compreso da tutti i vassalli che voglio annettere, quindi almeno Ottomani, Provenza e Napoli costeranno un po' di meno. Non è necessario farlo nel Marocco, perché tanto non lo dobbiamo annettere, il Marocco si potrà espandere senza grossi problemi. Poi sono successe altre cose, abbiamo finito di centralizzare gli stati qua, quindi in realtà questo numero è un po' sceso, eravamo 1375, siamo 1200. 35, c'è un po' di spazio di manovra. Quando abbiamo annesso la Provenza, voglio vedere quanto ne manca e poi facciamo un calcolo rapido per capire se possiamo annettere almeno Napoli. Ma prima di questo, volevo anche dirvi che non ho ancora fatto in tempo a leggere i commenti, soprattutto dagli abbonati di 2 episodi fa, chiaramente che ho potuto leggere da inizio agosto, e sul cosa fare, diciamo, nella fine della partita, perché abbiamo raggiunto la cima del Dogecoin 2 episodi fa. Allora, come achievement ce ne sono un paio che possiamo fare interessanti, cioè interessanti, diciamo, un paio che si possono fare in questa partita, non sono granché. Comunque, sussidiare 3 alleati per il 50% delle loro income. Questa qua è abbastanza facile, soprattutto per il fatto che siamo molto ricchi, quindi possiamo effettivamente fare questo. E poi c'è la possibilità di andare con i pirati a Gujarat. Quindi dobbiamo avere il 50% di trade power come pirati a Gujarat. Secondo me possiamo fare questi 2 achievement. Mentre per quanto riguarda la partita in sé, io volevo assolutamente in questa partita annettere gli ottomani, annettere Napoli, annettere la Provenza e quindi i nostri 3 vassalli da annettere, quindi non il Marocco insomma, e i futuri vassalli che andremo a fare, e poi completare chiaramente la conquista dell'Italia, quindi andare a conquistare anche Roma. Stavo pensando proprio di andare a fare la conquista di Roma, perché c'è la missione con la possibilità di conquistare Roma. Ci pigliamo 4 di Dev e la convertiamo a cultura veneta. Vabbè, questo lo sfregio del Doge al Papa, diciamo che ci sta pure. E vorrei anche finire l'albero delle missioni, quindi questo è. E non ci manca tanto, perché in realtà ora ne possiamo prendere un po', perché siamo andati abbastanza avanti. Per esempio, qua abbiamo abbastanza università da fare questo, quindi lo possiamo cliccare. Aumentiamo la vita del nostro Doge. In realtà, effettivamente, considerando che il Doge è abbastanza scarso, potremmo anche aspettare il prossimo Doge per fare questa cosa. Anzi, diventa un generale. Non sei un generale scarso, ecco, diciamo che almeno questo te lo possiamo concedere. Questa musica è troppo potente, mi dà fastidio. Perfetto. Quindi, questa cosa qua. Poi, allora, vorrei andare, visto che abbiamo qualche punticino ancora, a potenziare questi, perché abbiamo la nuova struttura. Ora andiamo a metterli sicuramente qua, perché secondo me appena sono costruiti qua riusciamo addirittura a prenderci il mercante per altre companies dei Carpazi. È incredibile, ma dovremmo riuscire a farcela. E vai a potenziare Durazzo, che magari riusciamo a prendere un mercante, diciamo, per un breve tempo in questa zona. Forging Spy Network è proprio scarso quello lì, vabbè. Poi qua loro sono arrivati, andiamo a fare Protect Trade a qui, cioè a qui, non a qui, e basta. Qua perché è sceso? Vabbè, 40-39 ci sta pure. Dovrebbero esserci 3 mie navi in giro che ho mandato a fare le robe. Sarebbe interessante andare a costruire questo anche qua, chiaramente.
e nel resto delle zone dove mi serve trade power. Quindi andiamo a costruirlo anche qui, soprattutto perché più 15 è tantissimo, e in queste zone qua semplicemente perché c'è la trade companies e dovremmo riuscire a finire quindi la missione da quella parte, non è affatto male. Volevo anche andare a sistemare questi, visto che abbiamo appunto finito il primo giro, possiamo iniziare il prossimo, però bisogna capire, perché sappiamo che Lombardia ormai è inutile, l'Emilia Romagna secondo me è ancora molto utile invece. Vediamo, costa 14, hai 35 di dev, possiamo farlo sicuramente un'altra volta, ok. Poi Bergamo costa 15, direi che possiamo farlo un'altra volta, ok. Se devo bruciare tutto quello però, adesso bisogna ragionarci bene un attimo. Questo lo possiamo fare secondo me, vediamo. Trieste costa 9 e mezzo. Trieste siamo vicini già al cap, perché vicini già al cap. Questo da 30 costa, no, Istria scusate, 30 24. No, beh, possiamo farlo ancora, possiamo farlo ancora un paio di volte qua, abbastanza sereni. Qua vediamo Arborea. Arborea, dove sei? 18, 25, si direi che possiamo farlo almeno un'altra volta. Anche qua abbiamo 100 punti, fatemeli spendere così, va? Ok, ora costa 44. Abbiamo ampliato un po' il nostro cap, non di tanto, di 60 punti, quindi quel 120 lira più 60 prima di fare click. Credo che la Provenza non sarà un problema da annettere. Tanto qua abbiamo fatto dei claim e guardate la Mapuria che sta attaccando l'Egitto. E oltretutto come? Cioè sono davvero interessato a questa guerra, perché come ha fatto ad attaccare l'Egitto senza finire in guerra con tutti? Allora, attacker, Mamelux, conquest of... Mapuria, conquest of Aswan. E perché non t'ha difeso nessuno a te? Non sei garantito da Karakoglu e teoricamente anche da Ormoz una volta. Perché Karakoglu non t'ha difeso? Forse solo se le nazioni confinano. Sapete che? Ho sto dubbio. Potrebbe essere. Vabbè, comunque se la conquistano loro, a me va anche abbastanza... Cioè, non è un problema. Non è un problema, tanto i claim io li sto facendo, quindi siamo a posto. Allora, il prossimo 27. Poi possiamo farne un altro a 30. Attacchiamo dopo che abbiamo annesso la Provenza. Però vorrei in realtà allearmi con Minorca e con Vinland, prima di tutto. E vorrei anche eliminare l'Austria. Voglio un sacco di cose, sono una persona con dei desideri. Allora, qua possiamo andare a costruire ancora questi. Dove serve, chiaramente? Rosetta, Alessandria, Capo. Beh, Capo non serve tanto qua. Magari riusciamo a beccarci anche la Trade Companies. Capo non serve, Ferrara, Istria, Fiume, no, Sinai non penso, cioè non credo che serva per la tricom, per avere il mercante più che altro, ecco. Qua potrebbe avere senso, ok. Qua c'è il centro del trade, eh? Sì. Allora qua questa struttura chiaramente serve, potenziala. Va bene, questi sono a livello 2, ma sono in zone dove non abbiamo bisogno, quindi non serve. La Macuria, wow, mamma mia. Allora, Fald e Yaz, ma che bello, garantito dalla Macuria, ok. Ormoz, cioè i Mamelucchi quante province hanno? 3? 1, 2, 3. Anche qua un vassallo mamelucco. Peccato che ci odi all'ennesima potenza. Allora intanto facciamo questo, perché credo che non serva più, oltretutto. Credo che non serva proprio più. Qua possiamo andare a prenderci il claim su Petra. Perfetto. Anche questo l'abbiamo messo. Non credo che serva più portarselo avanti. Qua invece abbiamo fatto il claim su Sanà. E ne abbiamo 3, mi sembra. Non sono chiaramente abbastanza, però vabbè, iniziamo a farne qualcuno.
E Yaz mi insulta così d'amblè, cioè nasce e mi insulta. Grazie, Yaz. Sentirò la tua mancanza. Allora, questo qua lo mandiamo a fare Protect Trade a Ragusa, però vedo che in realtà non è che cambi molto. Che non parti? Che parte? Qua possiamo potenziare le navi. Fallo. E in realtà pure queste qua sarebbero da potenziare. Quindi facciamo un pit stop a Venezia per potenziare le navi. Qua non siamo assolutamente arrivati a 50, evidentemente. Siamo a 47. 47. Mallorca richiede di entrare nella Trade League. Allora, ti dico di no, semplicemente perché devo fare un'operazione un po' malvagia alla mia Trade League. Ma non preoccuparti. Non sei tu il problema, sono io. Allora, partiamo questa qua. Un altro esercito qui. Questo lo mettiamo qua. E quest'altro da 40 lo spostiamo qui. Ok. Poi Valtette va bene. Quello che volevo controllare è quante truppe possiamo fare. Un botto. Abbiamo manpower. Facciamo truppe di manpower. Altre 40. Andiamo a reclutare qui vicino dove servono. Potremmo farne anche un gruppo in Egitto. Quando sono reclutate e abbiamo annesso, a questo punto direi che possiamo anche attaccare. Allora, con te possiamo fare improve relation. Ok, fai confermo. Meno 23, non è neanche così male. Fai improve. Bene. Abbiamo annesso la Provenza, vediamo come si è messi. Rivolta ad Ancona. Allora vai ad Ancona a menare i tizi papalini. Poi come si è messi da questo punto di vista con dentro la Provenza? Non è cambiato niente perché non ho gli stati, però questo lo statalizziamo e statalizziamo pure questo. Ok, sì, diciamo che la Provenza ce la possiamo tranquillamente permettere. A questo punto ritengo che Napoli sia assolutamente annettibile. 1500, abbiamo 50 punti, quindi riesco a cliccare su questo quando è necessario. Possiamo iniziare l'annessione di Napoli, secondo me. Vai, annessione di Napoli. Yes, vada. Ci teniamo chiaramente gli ottomani per il momento clou. Qua abbiamo quasi convertito tutto. Cioè le zone ottomane chiaramente no, il resto purtroppo non si può convertire ogni cosa. Qua paghiamo. Ora, qui possiamo sicuramente potenziare questo. Il resto invece è di Napoli, quindi per ora non lo facciamo. Però significa che abbiamo il trading post lì. Non posso chiaramente rifarlo qua, ma c'era il trading post provenzale. Adesso io ho il 36% lì. Va bene. Ci rubano 13 ducati da qua. Qua nessuno fa collect, però ne prendiamo 23. Andiamo a potenziare la nostra flotta, quest'altra, con le fregate iniziali. Molto bene, tanto abbiamo comunque un bel po' di sailors da parte. Quanti soldati sto reclutando? Sto andando un po' over force limit, ma va bene. Sarebbe il caso di reclutare un po' di navi commerciali, perché devo andare in giro a fare commercio. Quindi facciamo un altro giro di navi commerciali qui così. E boh, se lo recluto qua mi fai 2. Boh, non si capisce. Perché un po' sono truppe. Casino. Vabbè, comunque recluta tutto. Va bene. Allora, dobbiamo fare il core completo a Chambéry. Ok. E in realtà Chambéry sarebbe da girare in cultura piemontese. Mentre questa è cultura ligure, direi. Sì, potremmo fare sia Sardegna che Toscana. Sardegna. Cultura Sardegna, no, facciamo ligure e basta, dai. Queste qua invece sono da convertire. Da questa parte abbiamo quasi convertito tutto. Cioè, queste qua le stiamo già convertendo. E basta. Poi, ragazzi, se voi avete altri obiettivi, aspetterò chiaramente di finire la serie quando leggerò i commenti degli abbonati. Qua dovremmo attaccare, ma non è la priorità. E aspettiamo un momento. Ok. Possiamo potenziare... sempre questo.
Ma allora, trade efficiency, considerando che i suoi soldi diventano miei, Caravan Power poi diventa mio, non è completamente buttato, ecco, perché il suo trade power diventa mio. Ok, qua siamo andati all'asperendio, ma abbiamo sperato bene. Cosa succede qua? Allora, possiamo prenderci un colono, un trader con tanta esperienza e lo mettiamo qua. Bene, un trader chiaramente era un esploratore. Ah, vabbè, diciamo che le parole sono per chi vuole essere preciso, a noi basta. Insomma, allora, vediamo qui. Development. Qua dobbiamo fare il claim, assolutamente. Arriviamo a 35 e poi possiamo attaccare ad Al. Tanto abbiamo completato la colonia qua, torna a casa dalla Spagna. Questa zona è cattolica e direi che va bene così. Allora, abbiamo tre coloni, stiamo colonizzando qua. Boh, fare call, ma in realtà non serve neanche da avere fretta. Ora, non so se voglio attaccare Kiva, perché di fatto a noi questa zona non interessa. È vero che posso fare collect qua e quant'altro, però non è così importante. Allora, qua possiamo andare a potenziare. No, in realtà non abbiamo abbastanza slot di costruzioni per andare a mettere questo. Però secondo me potrebbe fare effettivamente la differenza. Potrebbe fare la differenza. Andiamo a mettere qua il trading post. Non lo faccio a Costantinopoli perché in realtà qua c'è la. Ho fatto la. Mi viene la parola, giuro. Abbiamo fatto la Trade Companies e quindi è meglio. Cioè, ho un moltiplicatore molto più alto qua di Trade Power. Quindi in realtà è molto più potente, insomma, come cosa. Soprattutto queste tre. Ora, qua lo possiamo fare perché Costantinopoli è devastante, ma tutto sommato ne vale comunque la pena. Allora, richiama, va bene. Qua quanto manca? Quando costruiamo questi, secondo me ce la facciamo, perché non siamo molto lontani qua. Guardate. Carpazzi. Qua. Siamo a 43. Potenzialmente ce la facciamo. Poi magari non sarò un mercante definitivo perché se loro fanno questa struttura, diciamo che siamo appunto a capo. Non. Ok, pensavo di non poter più convertire, invece posso. Alcune zone non possiamo farle perché queste le stiamo colonizzando. Il fungo, Casati, Grey Kangaroo e quant'altro. E basta. Non possiamo convertire niente, ragazzi. Quindi siamo un po' al limite. Siamo un po' al limite. Devo ricordarmi nel 15 di utilizzare questi punti per cliccare qui. Ci sarebbe anche il morale, però vedete che siamo un po' in penuria. E quindi va bene, questi qua tre li uniamo a questo esercito. Va bene. E loro dovrebbero avere anche una flotta in teoria. Avrebbero dovuto avere anche una flotta, solo che è tutta mischiata col resto. Non so che fine posso aver fatto. Ma tu sei qua. Tu sei qua. Tu sei unito a quello. Nuovo Adriatico che hanno un nome. Teoricamente te stai andando da qualche parte, cioè ti ho reclutato o stanno andando tutti da te. Forse non aveva la flotta, è tranquillamente possibile che non l'avesse. Allora, qua abbiamo fatto tutto, qua abbiamo fatto tutto, qua facciamo questo. Ok, e per ora va bene così. Non riusciamo a prendere altri mercanti per il momento. 32, dai che riusciamo a fare un altro claim su Adal. A te sei garantito dalla Macuria. A questo punto la Macuria diventa chiaramente un obiettivo bellico importante. Adal, un canguro qua. Sarebbe bello proprio avere l'Etiopia come vassallo. Allora, 3,5. Finiamo nel 29. Fischia, 15 anni. Non è poco. 15 anni, poi te iniziamo ancora più tardi, quindi figurati te. Hai il cuoricino? Strano. Cioè il cuoricino così? Perché? Perché non hai il cuoricino da vassallo? Cioè non sei loyal? Ti senti una persona grande? Ok. Abbiamo finito.
insulto. Qua non siamo ancora riusciti a arrivare al... Dai, 49, forza. Spingere. Devono uscire altre navi. Potremmo andarci direttamente alla flotta quella grossa, eh? Questa, una volta che è riparata e fatta, la teniamo di là, perché secondo me di qua... Allora, da questa parte potremmo guadagnare più soldi, sì, però ora non fa così tanto la differenza, 10 ducati, ecco. Cioè, siamo ben oltre il 1000 che dove volevo stare. Qua mandiamo quelli nuovi, potremmo mandare effettivamente la flotta commerciale, la San Marco, direttamente in India. Via. Poi, quelli che escono qua li useremo da altre parti, non è un problema. Ma ancora la Spagna prova ad attaccare questi. È la terza guerra che gli fanno. E non sono mai riusciti a vincere. Cioè, gli hanno fatto rilasciare pure delle zone. Tanto Terra Austral va che bella. Questa è proprio bella. Non si può fare concedi la zona coloniale? Perché sarebbe davvero bello. Poi, allora, la nascita della scienza moderna. Galileo Galilei è nato nel 1592. Oh, che bello. Che bello l'evento di Galileo. Allora, punti militari, amministrativi o navali o diplomatici? Ma io ora devo conquistare un po' di roba. Secondo me andiamo di questo, anche perché abbiamo Republican che è un po' più basso. Quindi facciamo questo. Galileo, Galileo Galilei, primo scienziato, diciamo. Cioè, secondo me sì, nel senso, non è proprio giusto, ma va bene. Oh, bella, cotone, quindi colonizziamo più rapidamente, anche se abbiamo finito le colonie di fatto, ma vabbè. Declino nazionale, ma come? Allora, per 10 anni ci costa più una tech. Dunque, io in realtà vorrei fare le idee difensive. Ormai ho deciso che facciamo queste, quindi siamo un bel po' avanti. Potremmo anche restare indietro a livello militare, perché siamo avanti 8 anni. Se riesco facciamo questa, teniamo questi punti da parte anche se siamo già a 900. Quindi sarebbe il caso di smettere, cioè, oddio, siamo un bel po' avanti. Probabilmente dovrò fare dev. Però facciamo la tech 18 con un po' di ritardo, dai. Ma ho cliccato amministrativo? Sono stupido. Non so cosa ho cliccato. Pensavo fosse militare, ma ho visto muoversi questa barra. Quindi o sono matto io. Va bene. È arrivato il mercante. Vediamo se è arrivato dalla Carpazia. Dai Carpazi. Vediamo. No. Forse è uno di questi che fa... Che va e viene. Può essere. Golfo di Aden 51. Questa situazione non mi piace perché non so quale mercante mi ha messo o mi ha tolto. Qua ci sono tutti. Lì non facciamo collect. Ecco, l'ultimo che ho messo era quello a Bengala. Infatti è quello di Bengala che se n'è andato. Ok. Cioè, ok no, però vabbè. È così. Rimettiamo la Bengala. E va bene, siamo riusciti a fare la missione senza che arrivasse la mia flottona. Quindi la mandiamo semplicemente a fare a Gujarat l'achievement dei pirati. Per un pochino, giusto per fare l'achievement e basta. E a meno che io debba essere un pirata, questa cosa non l'ho compresa, perché sennò l'achievement è davvero una cavolata. Allora, cosa dice? Venezia Pirative 50% a tatta. No, in realtà è proprio molto semplice. Abbiamo convertito, ci sono zone da convertire ancora, sì, le colonie appena completate. Andiamo un po' qua. Questa entra in altre companies, questa è cattolica, entra in altre companies e aspettiamo il resto. Qua dobbiamo completare le altre prima di andare avanti. E gli ha finiti gli edifici? Non facciamo in tempo, cacchio. Cioè, non ce l'abbiamo fatta. Vediamo un attimo, Carpazi. 47 e mezzo, caspita. Ah, dovrei fare un po' di dev qua, secondo me. Dovremmo riuscire a fare questo. Allora, in realtà qua dobbiamo
aspettare che venga convertita per cliccare. Va bene. La conversione può anche farmi aspettare, in realtà. Accumuliamo un po' di soldi in più, voglio vedere se c'è... Allora, l'INS. Vai qua. Volevo vedere se c'era qualche meraviglia di livello alto, ma evidentemente no, quindi chi se ne frega. Allora... Missioni, Plague Doctor, aspettiamo. Appena è finita questa, possiamo fare l'università qui e finire anche questa missione. Possiamo già fare, secondo me... No, Galli Combat Ability, aspettiamo di andare in guerra magari con l'Inghilterra o ancora il Portogallo. Possiamo fare questa per avere l'Andrea Doria. E poi, andando da questa parte, abbiamo... Vabbè, Tristilic per 20 anni. In realtà non abbiamo nessuni... Chi se ne frega. Beh... Facciamo questo, Andrea Doria, e poi abbiamo il Mercant Commit. Vediamo che cosa comporta questa cosa. È una nuova forma di governo? Non so chiaramente a che tier sia. Sarebbe bello se mi dicessero tier 4 e uno va a vedere che cos'è. Invece, boh. Non so dove sia. Lo dobbiamo trovare. Questo. Ok. Allora, attualmente abbiamo un colono... Ma tutti qui, perché abbiamo anche la tassocrazia. Global Trade Power 10%, Ship Trade Power 33%. Ok, poi possiamo stabilire protettorati e avremo il Parlamento. Allora, protettorati commerciali, onestamente, cosa cavolo sono? Trade Protectorates. Interessante Triple Territories. Però il Parlamento cosa c'entra con la nostra oligarchia? Per me il Parlamento è sbagliato. Cioè, è vero che non è un Parlamento a suffragio universale, è un Parlamento di Lord. Però noi abbiamo il Concilio dei Dieci, quindi come se avessimo due camere. Poi, quindi andiamo a togliere queste, evidentemente. Cioè, possono esserci entrambe le cose. Se lo dovessimo fare... Allora, la talassocrazia è Global Trade Power 15, qua invece Global Trade Power 10. Ship Trade Power 33, da questa parte Naval Force Limit, Trade Company Investment e Centro del Trade Upgrade. Allora, anche qua possiamo fare i trip protectorates però, ragazzi. Allora vi dico che preferisco la talassocrazia rispetto a questo, perché il Parlamento per me non c'entra niente con questa partita. Ma i trade protectorates possono essere interessanti. Visto che abbiamo praticamente finito di colonizzare, cioè non ci sono più zone sul pianeta, potremmo fare questo cambio. Appena arriviamo a 50, che vuol dire fra qualche mese, perché non possiamo più colonizzare niente. Cioè, letteralmente c'è questo qua sotto, ma teoricamente no, perché siamo cattolici. Possiamo finire qua, ma perché? Non c'è una ragione, quindi... Là non ci andiamo, idem qui. Potremmo creare una Trade Cities. Ecco, questo sì. Potremmo creare una Trade Cities. Potremmo mandare qua e creare una Trade Cities. Così blocchiamo anche tutti questi. Non è così brutta come idea. Oltretutto Kankachta. Ma andiamo a creare una Trade Cities là in Russia. Quindi i miei coloni ora dove stanno? Luverly, Bumbu, Sengu, ma dovrebbero essere tutti qua. Ok, fatti uno qua, che ha quasi finito. Fire Call. Andiamo a crearci la nostra Trade Cities qua, che poi la rilasceremo. Questo significa che prima di rilasciarla, devo completare la mia operazione per andare a eliminare Benghazi. Quindi qua andiamo a allearci con loro. Ok, e pure con Villand. Non vuole distanza tra i confini. Fischia. Però teoricamente adesso che abbiamo fatto questa missione qua dell'Andrea Doria, a parte che abbiamo l'Andrea Doria, ok, ma possiamo invitare la gente nella Trade League anche senza la vicinanza e anche senza il commercio. Quindi se facciamo improve relation con lei, forse riusciamo a sistemare la cosa. 41, a questo punto io andrei a fare guerra da Dal.
Guerra da Dal, questo non ci interessa. Rifacciamo la dieta. Non facciamo Sightland perché non serve. Allora, Carisi vuole... Cosa vuole? Cosa devo fare? Diventare cattolico. Perché non l'ho mai convertito? Oh, è rimasto indietro proprio questo. Chissà perché. Va bene, e comunque avremo un convertitore. Poi conquistare qua, no. Cioè, non che non lo voglia fare, ma è una rottura. Dover fare la guerra quando vogliono loro, non voglio io. Upon completion, ok. Trade sites 10. E quante sono adesso? Cioè, quante ne ho? Una. Un casino. Allora, uno. Fermo lì. No, non un Denegar. Questo. Questi sono tre. Evidentemente Paluno nero dentro. Poi queste. Altre tre. E con queste arriviamo a sei. No, devo conquistare un botto di roba. Allora andiamo a convertire questo. Convertiamo questo appena è disponibile. Questo qua lo facciamo subito. 18 mesi. Via. Non le sharing a Mallorca. Ma sì, va bene. Va bene. Allora, lui vuole farsi vassalizzare perché è una trading cities. Te sei sceso un pochino, ma vedo che il numero in realtà non cambia, ragazzi. Non cambia assolutamente. E siamo ancora a 30 minuti. Io, cioè, stiamo facendo episodi di gestione, ma sono tutti necessari. Anche se qua siamo a un momento da buttare via i punti. Vajanegar contro questo. Attenzione. Allora, se non riesco a vassalizzarlo non me ne frega niente. Anzi, se lo distrugge lo rilascio. E non è assolutamente un problema. Quindi va bene uguale, tanto i suoi core restano per un botto di tempo, per tutte le guerre che si sono rifatte continuano ad essere rinnovati, quindi va benissimo. Tutte queste navi qua mi costano, riusciamo tranquillamente a mantenerle perché ne guadagniamo 1500 al mese, costano 200. Qua abbiamo 72, quindi facciamo un botto di soldi in realtà prendendo da loro. Vediamo se riusciamo a chiudere l'episodio cambiando, andando a fare, no, non Anta Pirates, ma fai proprio il pirata a Gujarat. Vediamo se questo ci basta per fare l'achievement. Questo qui. Così facciamo un achievement anche oggi. Yeah! Achievement! Fatto! Vabbè, è un accidente il cavolo, però l'abbiamo fatto. Abbiamo piratato, siamo dei pirati. Benissimo. Ok, questi ora tornano a fare invece il Protect Trade qui. Sono 10 ducati in più. E siamo felici e ho buttato via i punti per fare l'accidente militare. Ci vediamo sotto nei commenti, ragazzi. Spero che l'episodio vi sia piaciuto. Cioè, non sto conquistando. Sono due o tre episodi che non sto conquistando, ma ci sono altre cose da fare. Come vedete, oltretutto, non dichiarare guerre o quant'altro serve pure a ridurre l'aggressive expansion, che in realtà è concentrata solo su due o tre stati ormai. Cioè, anche in Spagna non hanno più problemi. Sarebbe il caso di tenere l'Ungheria, che mi odia tantissimo, non capisco perché. La Bavaria mi odia anche lei di brutto. Cioè, c'è chiaramente egemonia, ma meno 182 mi sembra esagerato. Aggressive expansion? Cosa fa? Ah, vuoi le mie province? Vabbè, ho capito. Vuole le mie province, questo cambia tutto. Tu vuoi le mie province? Non vuole le mie province. Siamo semplicemente alleati di un rivale, ma questo non è un problema. Ci vediamo sotto nei commenti, ragazzi. Abbiamo iniziato ad annettere Napoli. Siamo nel 14, quindi abbiamo ancora lo sconto. Abbiamo ancora lo sconto. Per vedere lo sconto si va qua, qui. E c'è Annex. Mi sembra Annex. Vassal Cost Annex, non mi ricordo, però adesso lo cerco e verifichiamo se ho tutti i bonus che penso di avere. Comunque sì. Ci vediamo sotto nei commenti, ragazzi. GG a tutti.